Buongiorno gente, perché ho un cucchiaio in mano? Non lo so. Perché ho un cucchiaio in mano? Non lo so. Che non si è rotto nulla. Comunque, oggi siamo qui con l'ultimo video sui miei MacBook. Prima, in questi giorni, settimana prossima, arriverà anche la recensione di lui, dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo quasi. Deve portarmi a questa recensione di MacBook Pro M1, però la volevo fare questo ragionamento perché mi serviva anche a me, perché devo fare un po' di ordine. Ho già specificato che negli scorsi video, anche se avessi avuto la disponibilità economica per prenderlo, non lo avrei preso. Perché a volte il design che io personalmente, tranne lo schermo che mi sembrava bello e la tastiera che è bellissimo con lo sfondo nero. Anche il design da chiuso non mi piace proprio, quindi a quel punto, e visto che c'è cioè, il Pro M1, tranne poche volte che ho dovuto esportare video lunghissimi in 4K, non ho avuto alcun problema veramente con lui, meraviglioso su tutti gli aspetti. Ti dico, comunque non lo cambierei assolutamente. A me le due USB-C bastano, avanzano, tutte queste cose qua. Ma io dico, ha senso acquistarlo per determinate categorie, soprattutto ai prezzi che ha, perché io ora vado sul sito Apple e vi ricordo che questo Mac parte da 2349 euro, 900 euro in più di lui. E parte comunque a quel punto con un chip M1 Pro con CPU uguale, letteralmente gli stessi 8 core, e GPU da 14 Neural Engine 16 core, ma sicuramente ve lo metto. Neural Engine non mi interessa. 16 giga di RAM al posto degli 8 miei, ma raga, la RAM mi avanza qui con stats top. 512 giga come il mio, però comunque mi va un po' di più. Il solito alimentatore, vi faccio anche la configurazione massima per essere proprio stronzi, con un meraviglioso M1 Max da CPU da 10 core, che comunque sono solo due in più del mio, 32 core di GPU, 32 giga di memoria unificata, 8 tera, il solito display da 16 pollici, tutte le porte, tutto il massimo che potete avere, perfino vi potenzio anche l'alimentatore, guarda. Vi metto Final Cut dentro, vi metto Logic Pro dentro, proprio il massimo prezzo, viene 6.978,98 euro, già qui 98 centesimi stanno sulle barre, ma comunque è tanto, questo MacBook Pro qua compete tranquillamente con il Mac Pro, e lo dico con la totale nonchalance, assolutamente, è un dato di fatto, però perché ha senso questo computer? Per uno che monta tutti i giorni 1080 e anche 4K, va bene lui. Vai tranqui, zio, vai tranquillissimo. Per uno che fa roba in 3D, forse già lì serve. Per un pro che monta in 5K, 8K, 6K, 90.565K, forse in quel numero là che non so neanche che cazzo voglia dire, forse non basta neanche. Però se monti in 8K, questo quasi non gli pesa il nuovo MacBook con M1 Max. Assolutamente. Sono per una fascia ristretta. Avete presente il vecchio MacBook Pro 16? Che prima ovviamente di Apple Silicon, che era al massimo, top, tutto. Ma sì, quello era già per una nicchia. Questo forse è ancora più di nicchia. Però Apple ha fatto una cosa che mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto. Ovvero, non ha dato differenza fra i potenziamenti fattibili sul 14 e sul 16 pollici. 14 pollici che, secondo me, in grigio siderale, la parte sotto è bellissima, la parte della tastiera trackpad è bellissima. I MacBook argento mi fanno un po' cagare la merda, come sempre, però cultura è anche criticare il metodo di configurazione dei MacBook di Apple sul sito, che devi fare tutto 14, poi il colore te lo puoi scegliere solo da fuori, ti puoi scegliere solo alcune cose. Io farei come per gli iPhone, ti scegli dimensione, colore, tutto nella schermata questa qua, insomma. Cioè, non che mi devi fare tutti questi casini, che uno che non sa
neanche come acquistarlo, si manda un po' in tripla testa. Quindi per me, ragazzi, questi MacBook Pro, io ve l'ho già detto, ve l'ho ridetto, sono fantastici, sono dei mostri, ma per pochi, assolutamente. Cioè, non pensate, ma sì, cioè, o siete veramente degli appassionati che avete i soldi, perché se avete i soldi vi dico, vabbè, è uno sfizio, fatelo. Però, se no, ragazzi, se avete tanto 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 la passione, oppure risparmiatevi quei 2000 euro e basta per prendervi un iPhone, un iPad, un Apple Watch e anche un MacBook Air, forse ci prendete. Consiglio da amico. Se vi prendete il Mac Pro, che raga, la configurazione base del Mac Pro costa meno del MacBook Pro 16 tutto potenziato. Poi la versione potenziale del Mac Pro costa 10 volte tanto. Tra l'altro, io voglio capire cosa metteranno dentro il Mac Pro. Cioè, ci metti l'M1 Max potenziato al top? Fanno un altro processore? Si escono con l'M1X? Ci stavo ragionando con degli amici su Twitter. Non sarebbe male. Non sarebbe male, assolutamente. Ah, tutto questo video per dirvi che penso che sabato arriverà un video sull'Apple Store di Berlino, in cui ovviamente parleremo molto di loro. Ringraziatemi, cioè vi porto a giro, vi farò dei vlog assurdi e vi porterò con me anche all'Apple Store di Berlino. Ah no, no, speriamo parli in inglese, l'unica cosa. Quindi questo MacBook Pro è una merda? No, però